Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa 41esima lezione dedicata all'improvvisazione blues. Ho già fatto tempo fa una lezione su questo argomento, ma senz'altro è un argomento da approfondire e da approfondire molto, direi. Vi feci vedere in quella lezione sostanzialmente come è strutturato un giro di blues, no? Quindi con delle successioni di accordi di settima di dominante, nella fattispecie se siamo in Do, il Do, il Fa e il Sol, variamente combinati, in modo da ottenere un giro di 12 misure che va a ripetere. Vi avevo anche fatto vedere una... No, vi avevo intanto parlato della scala blues, no? La scala blues, cioè, composta da queste note. Parliamo della scala blues di Do maggiore. Quindi Do, Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, Sol naturale, Si bemolle e a chiudere il nostro Do. Vi ho anche detto che questa è una scala che è buona per tutte le stagioni, come solgo dire io, nel senso che la usiamo quando siamo in Do, la usiamo quando siamo in Fa, la usiamo quando siamo in Sol, durante il nostro giro. Ecco, improvvisare. Improvvisare è una parola piuttosto, se vogliamo, ambigua, perché chi improvvisa molto spesso lo fa e lo fa non sapendo quello che fa, nel senso che quello che gli salta in mente combina. Ecco, esattamente non è così in musica e non dovrebbe essere così nemmeno nella vita, nel senso che improvvisare va bene, ma è bene improvvisare su qualcosa di concreto, cioè rifarci a qualcosa di noto. Nel caso del blues, la cosa nota è appunto questo giro di 12 misure che vado a farvi risentire. Due. Terza misura. Quarta misura. Quinta. Sesta, settima misura, ottava misura, nona misura, decima misura, undicesima misura, dodicesima misura e si riprende. Uno, due, Do, ripetuto due volte, Fa settima, ripetuto due volte, Do, ripetuto due volte, si va poi su un Sol settima, una volta sola sul Fa, una volta sola sul Do e un'altra unica sul Sol che ci riporta al Do. Vedete come prendo gli accordi, eh? Il Do lo prendo come Do, Mi, Si bemolle, Re, il Sol, Fa, Si, Mi e il Fa, Mi bemolle, La e Re. Ecco, come improvvisare su queste armonie utilizzando la semplice scala blues. Una notazione da fare. La scala blues, come ho detto, è una scala che va bene in questo giro proprio perché si adatta a tutte e tre le tonalità che il giro va a toccare, che poi sono Do 7, Fa 7, Sol 7. Ecco, diciamo che è un po' quello che avviene con la scala pentatonica di cui ho fatto una pillola qualche giorno fa.
Vanno bene queste note, ma non sono le uniche che si possono usare quando si improvvisa. E ve lo dimostro con un giro. Sto usando le note della pentatonica. Ma noi sappiamo benissimo che dovendo giostrarci su questi tre accordi, il Do, il Fa e il Sol, ripeto, noi andiamo a lavorare su degli accordi di settima di dominante. Ora, un accordo di settima di dominante, su di un accordo di settima di dominante, si può improvvisare e non utilizzando solamente le note della scala blues, perché un accordo di settima di dominante, prendiamo ad esempio il Do, queste note, cioè Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, perché parliamo di un accordo di settima, quindi occorre il Si bemolle e non il Si, guai anzi a mettere il Si. Se noi a queste note andiamo ad aggiungere le blue note, le abbiamo viste l'altra volta, le note cioè che caratterizzano la scala blues, noi otteniamo questa scala, che è un po' una unione tra la scala diatonica di Do, però con il Si bemolle, che quindi in questo caso andremo a chiamare misolidia. Se andiamo adesso ad aggiungere appunto le note della scala blues, noi ci accorgiamo subito che arricchiamo il numero di note a nostra disposizione, no? Perché andiamo ad aggiungere alla nostra scala blues, andiamo ad aggiungere il Mi, andiamo ad aggiungere il Fa, andiamo ad aggiungere il La. Questo perché queste note fanno appunto parte della armonia di Do settima. Vi faccio adesso ascoltare un giro, un'improvvisazione sul giro di blues utilizzando proprio tutte queste note. Vedete quante note io sto utilizzando che esulano da quelle tradizionali della scala blues. Perché? Per la ragione che vi ho appena espresso. Sono tutte note che vanno bene. Ora, per questa lezione dedicata all'improvvisazione, questo discorso lasciamolo un attimo perdere e concentriamoci sulla nostra scala blues. Cioè improvvisiamo utilizzando queste note, Do, Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, Sol naturale, Si bemolle e Do.
e per imparare ne abbiamo senz'altro d'avanzo. Allora, dicevamo prima improvvisare, fare qualcosa che non è prestabilito. Ecco, improvvisare in musica è una cosa estremamente assimilabile al parlare, a quello che noi diciamo quando ci rivolgiamo ad un'altra persona. Come facciamo questo? Beh, innanzitutto le persone per bene, perché poi ci sono anche i villanzoni, quelli maleducati, quelli che non sanno usare l'italiano e che quindi usano parole che non c'entrano niente, verbi sbagliati, parlano solo loro in continuazione, no? Che ti tirano un cu in sci e così non va bene, cioè questo non è dialogare. Dialogare vuol dire rivolgersi alla persona con parole adeguate, con una metrica, nel senso che diciamo delle frasi, ci fermiamo, magari facciamo dire qualcosa anche il nostro interlocutore, se no cosa è lì a fare? Cosa sta lì a fare quello lì che ci sta ascoltando? No, facciamogli dire due parole anche noi, poi riprendiamo noi, naturalmente non parliamo in modo monocorde così, no, insieme al nostro interlocutore, ma abbiamo degli alti, dei bassi quando parliamo. Moduliamo cioè la nostra voce. Facciamo, come dire, porre l'accento su alcune parole meno su altre, su quelle che noi riteniamo essere le più importanti o le più importanti relativamente al discorso che stavamo facendo. Ecco, per la musica vale esattamente la stessa cosa. Noi dobbiamo esprimerci musicalmente non in maniera continua, con note sbagliate, con note inventate. Non dobbiamo continuamente suonare note, 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 dobbiamo fermarci, dobbiamo fare delle pause, dobbiamo, così come si usa dire, fraseggiare, cioè fare dei piccoli discorsi inframmezzati l'uno con l'altro con delle pause brevi, lunghe, lo decidiamo noi, siamo noi che improvvisiamo. E quindi adesso vi faccio sentire una cosa, una improvvisazione sempre basata sulle note della scala blues, e vi faccio vedere come questo avviene. Io farò delle piccole frasi, mi fermerò, ne farò altre che poi andremo ad analizzare, però non farò un discorso, cioè non faccio una cosa di questo genere. Vedete? Cioè, sarebbe una cosa monotona, no? Continua a suonare note, note, note. Sì, note sono anche quelle giuste, sono della scala di blues, ma facciamo due coglioni così a chi ci ascolta e poi uno gli viene a dire, tasi un po', perché voglio dire, no, ha ragione. Quindi, qual è il modo più corretto per improvvisare? Beh, facciamo delle piccole frasettine di questo genere. Oh, con la sinistra noi andiamo a mettere giù i nostri accordi, mettiamo giù un accordo ogni volta che l'armonia cambia. 1, 2, 3, 4, questa è la nostra misura, sappiamo che devono essere 12, sappiamo quando dobbiamo fare i cambi e questi cambi li andiamo a sottolineare con la nostra mano sinistra. Mi si bemolle re per quanto riguarda l'armonia di do, mi bemolle la re per quanto riguarda quella di fa, fa si mi per quanto riguarda l'armonia di sol. E andiamo ad agire così. Thank you.
Ecco, a me viene abbastanza naturale, perché questo comunque è un blues, è un tempo swingato. Mi viene naturale non appoggiare gli accordi, ma come dire, farli come andrebbero fatti, cioè ritmati insieme alla nostra ritmica terzinata e soprattutto facendoli parlare quando la destra sta zitta. Questa è un po' come dire, quella che dovrebbe essere la regola, no? Però se noi appoggiamo i nostri accordi ogni qualvolta occorre, perché cambia la misura, va benissimo per questo momento. Ora, queste frasi, vedete che non possono essere anche qui suonate a caso. Perché? Vi faccio un esempio. Ecco, io ho fatto questa frase. Una frase che, vedete, ricalca le note della scala blues. E mi sono fermato su un fa. Non va bene. Se è vero che fa appartiene a, comunque, alla scala misolidea di do, è il quarto grado, però, e appartiene anche alla scala blues, però noi quando ci fermiamo, quando facciamo tacere la nostra linguaccia, perché no, ho detto che è come parlare, suonare musica, dobbiamo farlo fermandoci su una nota facente parte dell'accordo di do settima. O nel caso anche su fermarsi su un mi bemolle, che certo è una delle blue note, ma sentite, se io faccio così, sì, ci sta, per carità, perché il blues è caratterizzato dalla presenza di questo mi bemolle, cioè di una terza minore rispetto al do, mentre in realtà la nostra armonia è di do maggiore. Ma fermiamoci su, o su un do o su un sol, è molto meglio. È partito male, rifaccio. Vedete, mi sono fermato sul do. Adesso faccio un'altra frase che ben fa. Mi sono fermato sul sol. Adesso vado in sol. Ecco, vede. Accentuato il mio mi bemolle, ma mi sono fermato sul do. Ripeto, non c'è nulla di male se noi invece di fare pa pa pa, io faccio l'esatto contrario e mi vado quindi a fermare sul mi bemolle. Però è più corretto fermarsi su una delle note, sulla tonica, sulla dominante, o anche sulla settima, per carità, perché fa appunto sempre parte della scala misolidea di do. E poi è una delle note caratteristiche proprio dell'accordo di do. Ne faccio un'altra. E mi fermo sul do. Vedete, qui ho fatto, mi vado a fermare su un fa, dove? Su un do, il do è la quinta di fa e ci sta benissimo. Se mi fossi fermato qui,
Per esempio, essendo in Do, sul Fa vedete che è brutto, stona. Vedete? 3, 4. Allora è bene che io mi fermi sul Sol, che è una delle note facenti parte dell'accordo di Do maggiore settima. Eccolo qua. Quindi mi fermo su un Fa e mi fermo con un Do. Vedete? Poi rifaccio la stessa frase. Va bene anche se la rifaccio uguale, perché mi fermo sul Do. Il Do è la dominante, è la fondamentale dell'accordo. Ma potrei anche fermarmi sul Sol. O anche sul Si bemolle. Poi vado in Fa. E mi fermo dove? Sul Sol, sul Do, che fa parte sempre dell'accordo di Fa. Vedete, mi fermo su un Sol. Vedete? Adesso io vado in Sol. E a me viene naturale suonare un Re, perché in realtà nella scala blues il Re non c'è, ma c'è nell'accordo di Sol, è la dominante di Sol, il Re. Infatti ci sta benissimo. E mi fermo poi sul Sol. Potrei fare la stessa cosa quando vado in Fa. Suono un Do, 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 Fa. Ecco, che cosa voglio dirvi con questo? Che è come se fosse una persona facesse un discorso, no? E lo piantasse lì a metà e non dice metà, no? Invece noi dobbiamo arrivare, no? Ad una parola che concluda il nostro discorso, che concluda la nostra frase. Ecco, questa nota deve essere una nota ben precisa, non una nota a casaccio e nemmeno una nota della scala di blues, perché voglio dire, se io faccio così, se io mi fermo su un Fa diesis mentre sono in Do, il Fa diesis fa parte della scala blues di Do. Ma sentite che dissonanza che crea. Crea un intervallo di una quinta diminuita, che sta male. Quindi, rifacciamolo. Invece è altra cosa se io mi fermo sul Sol. Il Fa diesis lo devo considerare certamente facente parte della scala blues di Do, ma come una nota di passaggio. Oppure come un'appoggiatura sul Sol. Vedete cosa faccio io qua? Suono Sol, Do con indice e mignolo. E uso il Fa diesis come appoggiatura sul Sol. Bellissimo. Vedete? Potrei fare un giro addirittura tutto così. Quindi vedete che altro quale tipo di fraseggio si può fare. Beh, questo è un cosiddetto ostinato, no? Io continuo praticamente tutto il giro a fare la stessa cosa. E lo si può fare ogni tanto, eh? Gli ostinati ci stanno molto bene nel blues. Un altro ostinato potrebbe essere questo. Ripeto dal Do.
Ecco, diciamo che il Sol è talmente breve che gioco forza è difficile far cadere la nostra frase su una nota confacente al Sol. In questo caso è una scala misolide di Sol, cioè è una scala che comprende tutte le note naturali, perché nella scala tradizionale diatonica di Sol sappiamo che c'è il Fa diesis, mentre dovendo suonare un accordo di settima dominante noi andremo ad abbassare il nostro Fa diesis e suoneremo un Fa. E quindi questa è la scala misolidea di Sol che noi possiamo usare quando siamo in Sol nel nostro blues. Vediamo. Vedete che io ho suonato un Mi, eh? Alto ostinato. Ecco qui, in questo caso vedete, mi fermo sul Sol, è più bello perché ci va proprio il Sol, non faccio. Perché il Do, nella fattispecie, è la quarta nota della scala di Sol, non ci sta bene. Invece sentite come sta bene se io finisco il mio fraseggio proprio sul Sol, tonica dell'accordo che dobbiamo andare a piazzare in quel momento. Ecco qui mi sono fermato, era in Do, mi sono fermato su un Mi bemolle, va bene, fa parte comunque della scala blues, è una nota molto caratterizzante, quindi posso anche farlo in Fa, restare anche sul Mi bemolle quando sono in Fa, perché addirittura nel Fa il Mi bemolle è la settima. Sentite che bella pausa. Sul Sol, per esempio, vado a fare questa cosa, cioè prendo Sol, un'ottava di Sol, e vado a giocare sulla dominante di Sol, che è Re, utilizzando come acciaccatura il Do diesis. Vedete che Do diesis e Re non fanno parte della scala blues e io le uso e le uso e stanno benissimo. Quindi vedete come questa scala blues, proprio perché presenta delle note che, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, vanno bene per tutte le stagioni,
Ma ci sono stagioni indubbiamente un po' più fredde delle altre ed altre un po' più calde di altre, quindi bisogna un po' adattarsi, bisogna, così come ci si veste in inverno, adeguatamente se la temperatura è troppo rigida, ma se abbiamo una giornata di sole andremo a toglierci il giaccone, no? Possiamo stare anche con il nostro golfino, quindi andare un attimino al di fuori di quelli che sono i canoni dettati dalla stagione. Ecco, così noi possiamo, dobbiamo fare con la scala blues, cioè tenerla per carità come fondamento del nostro solo, della nostra improvvisazione, ma a seconda delle situazioni, del fraseggio che vogliamo andare a fare, possiamo tranquillamente uscirne un po', uscirne chiaramente andando a suonare note che fanno parte delle scale riferite agli accordi che andiamo a mettere con la sinistra. Non andiamo mai a suonare una scala di mi bemolle, no, stiamo suonando do, fa e sol, e attorno a questi accordi noi ci dobbiamo muovere. Dicevo di restare sempre nell'ambito quindi delle tonalità. Quelli che fanno blues e quelli che lo fanno bene, a differenza mia, addirittura come provocazione alla loro improvvisazione, volutamente usano, spesso fanno il cosiddetto outside the changes. Gli americani parlano bene, noi milanesi, come potremmo dire, un po' fuori di ball. Ecco, forse questo rende meglio il discorso nel mio dialetto, ma comunque, per dire in italiano, un po' fuori dagli schemi. Vi faccio vedere subito. Torna indietro perché ogni volta se no mi parte avanti. Allora, io inizio con il mio blues. Avete sentito? Ho fatto delle note che non c'entrano niente, ma se fatte, e poi questa che vi vado a dire giusto perché voi lo sappiate, non dovete assolutamente imparare gli outside change, perché sono cose anche poi difficili, come dire, da governare. Però adesso io ho suonato, no, le note di una scala blues. Poi sono andato fuori. Per poi rientrare sulla scala blues. E uno dice: cazzo, che figo quello lì, che roba. Al momento sembrava che stessi facendo una cosa dissonante, no, no, cioè che fosse nato anche un attimino fuori di testa, diciamo, musicalmente parlando, no, no, invece cioè, è tornato subito dentro. Insomma, questa qui è un'altra di quelle cose che vi verranno col tempo e magari la riprendiamo, questa storia delle armonie, praticamente delle melodie al di fuori proprio degli schemi. Restiamo però, anche perché il tempo qui è già, siamo già a 36 minuti, e quindi spero che abbiate capito comunque il concetto fondamentale, quello cioè di fraseggiare, di parlare con il nostro pianoforte, di esprimere certamente le nostre emozioni, e le nostre emozioni non devono però condurci troppo al di fuori degli schemi. E se lo facciamo, come abbiamo visto, dobbiamo essere però così bravi poi da rientrarci. Quindi noi esercitiamoci sulla scala blues facendo delle piccole frasi. Basta! Basta! Pausa! Thank you.
adesso io sto facendo l'ostinato, eh? Ba, 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 ba. Ecco qui. Avrei potuto anche fare Do, perché, ripeto, Do fa parte della scala blues. Ma io suono Re, perché Re fa parte dell'accordo di Sol. È più bello, sta bene, secondo il mio gusto. Poi, intendiamoci bene, improvvisare significa veramente rifarsi al proprio gusto, alla propria personalità, al proprio stato d'animo, al proprio talento, al proprio, alla propria conoscenza dello strumento, del fattispecie del pianoforte, ma dell'armonia, eccetera. E quindi che cosa succede? Ognuno esprime, ma così come nella vita, esprime quello che è, quello che sa. Noi ci accorgiamo subito quando no, abbiamo a che fare con persone che parlano e dicono cose che secondo noi non hanno senso. Per la musica non avviene diversamente. Il nostro orecchio percepisce quando una persona è capace di suonare, quando sta dicendo delle cose sensate, oppure quando invece sta suonando note a casaccio o facendo cose che poi alla fine risultano essere sgradevoli, no? Brutte. Quindi noi atteniamoci per il momento alla nostra scala di blues. Facciamo delle piccole frasi cercando di chiudere queste nostre frasi su note facenti parte dell'accordo, dell'accordo che in quel momento fa l'armonia del brano. Bene, direi che per questa lezione sul blues è tutto. Se avete delle domande da farmi, fatemene, poche perché sto passando giornate intere, abbiate pazienza al PC a rispondervi. Io sono felicissimo di farlo, ma poi dopo sono in più, non suono più, non ho più il tempo di poter fare niente. Però se avete dei dubbi, per carità, scrivetemi che vediamo di chiarirli, di affrontarli insieme. Un ciao grande da Altino. Carugati!